Salve a tutti utenti di YouTube da Porfo 90. e da Narratore Italiano. Oggi io e Porfo vogliamo darvi la nostra opinione di Francesco Totti, un vero e proprio pilastro del calcio italiano, giusto, Sì, giusto Porfo? assolutamente sì. Beh, io penso che Francesco Totti sia la testimonianza vivente di un grande calciatore che ha fatto la storia del calcio e attualmente in qualità di dirigente sportivo possiamo considerarlo, caro Porfo, come un vero e proprio capo team, un vero e proprio capo di questa squadra calcistica, la Roma. Sta facendo il meglio nel suo ruolo di dirigente, quindi dirigenziale, e sta dimostrando che davvero questo ruolo calza a pennello con lui, quindi con la sua persona, la sua individualità. Come calciatore, com'è stato brevemente? Beh, dal mio punto di vista è stato secondo me un grande uomo, un grande calciatore, ha saputo davvero dare massimo lustro al calcio italiano, al calcio anche mondiale. Lo ricorderò per sempre quando faceva il cucchiaio. Te lo ricordi il Sì, cucchiaio? come no, certo, è una sua specialità il cucchiaio, soprattutto agli europei del 2000, nella semifinale contro l'Olanda. Era veramente uno spettacolo, caro Porfo, vederlo, e a cari Sì. amici di YouTube. Beh, io quindi rinnovo a lui i miei complimenti. Spero che per tutto quello che ha fatto nel calcio gli vengano tributati altri premi, oltre a quelli che già ha preso e ha conquistato, e soprattutto che la sua fama non verrà mai ad essere dimenticata, anche quando anche lui un giorno purtroppo morirà, quando anche lui un giorno non ci sarà più. Porfo, 2 secondi. Sì, e anch'io mi associo nel dire che comunque Totti, al di là della fede calcistica, penso che si possa considerare all'unanimità un grande campione, uno degli ultimi campioni prodotti dal nostro vivaio nazionale, in un periodo in cui scarseggiano molto. Totti ha fatto la storia della Roma, sicuramente è stato il giocatore che ha segnato più gol nella storia di questa società e ha contribuito a portare la Roma il terzo scudetto e a fargli sicuramente a portarla in alto anche in Europa. E al di là delle sue condotte a volte antisportive, non si può negare che comunque sia stato come calciatore un grande campione che abbia avuto sicuramente avuto delle grandi doti e sia stato un trascinatore, un leader nello spogliatoio, un leader per la propria squadra, un punto di riferimento anche per i giovani calciatori della Le Roma. giovani levi anche, Assolutamente. ecco. Caro Porfo, grazie a te per la partecipazione a questo video. Grazie a te, caro narratore italiano. Iscrivetevi al canale di Porfo Porfo 90. 90. Un saluto da Porfo 90 e da Narratore Italiano. Ciao a tutti. Ciao.